arrivo il futuro campione. Ciao, Lucan. Vorrei allenarmi con il manichino. Ottima idea. Questa volta sarà un po' più impegnativo. Cominciamo? Sarebbe fantastico. Fantastico. Preparo tutto. Ricorda di lanciare tutte le combinazioni di incantesimi prima che il manichino ricada a terra. Se devi interrompere l'allenamento prima di averle finite tutte, fammelo sapere. Sei in forma? Le biote! Incendio! Bel colpo! Accio! Incendio! Le biote! Colpo! Le biote! Accio! Incendio! Ben fatto! Che lavoro di bacchetta meraviglioso! Non ti affronterei mai in duello. Grazie, Lucan. Sei stato di grande aiuto. Oh, smettila, non farmi arrossire. Sul serio, complimenti. I manichini ci penseranno due volte prima di sfidarti. Inoltre, farai faville nei duelli di bacchette incrociate. Gli sfidanti dovranno stare in guardia. Ciao, Lucan. È pronto il round finale di bacchette incrociate? Grande incontro oggi. È il momento della verità. Oggi scopriremo se addestramento e passione ti basteranno per vincere il titolo. Pronto a coprirti di gloria? Certamente. Fantastico, hai già un partner per il duello? Sì, Sebastian. Allora cominciamo! Sarà un vero trionfo? Così ti voglio. Incendio! Le dio! Stupefatto! Incendio! Stupefatto! Che trionfo! Hai vinto il torneo! Sono felice di aver raggiunto un tale risultato. E noi siamo felici di avere un campione così sportivo. E adesso, ecco il premio! È un vero onore per me poterti consegnare questo premio semplice ma elegante per i traguardi da te raggiunti. Grazie mille. L'onore è tutto mio. Te lo meriti. La tua abilità è considerevole. Ora che abbiamo incoronato il vincitore indiscusso del torneo, devo fare ritorno ai miei doveri scolastici. Chissà come stanno le mie piante di erbologia. Non mi prendo cura di loro da secoli.
sta coltivando di nuovo la cipolla pungente. Buongiorno, professoressa Allium. Che piacere rivederti, Lenora cara. Oh, ecco, ne avrei bisogno per la lezione di oggi. Un regalino per tua zia. Ah, eccoti. Studenti, accogliete la nuova rosa del nostro giardino. Sarà bello crescere insieme. Quanto è emozionante essere di nuovo tutti quanti qui. L'anno a venire sarà pieno di magia e di stimoli, ma la cosa più importante che coltiveremo qui a Erbologia è la conoscenza. L'esperto di Erbologia attento teme la tentacola velenosa tanto quanto il bulbo balzellante. Benissimo, oggi faremo la conoscenza del mellifluo tubero noto con il nome di radice di mandragola. Accio! Vediamo se riusciamo a far stare un po' più comode le nostre amiche vegetali. Per prima cosa, copritevi le orecchie. Ora, ascoltate. Afferrate la mandragola dal ciuffo e tirate saldamente. La terra deve avvolgere la radice come una coperta, in modo che la mandragola stia bella comoda. Riparo! Mi dispiace molto. Temo che la tua fosse un po' troppo matura. D'accordo, tu puoi andare. Ottimo lavoro, ragazzi! Ora, proveremo a piantare il dittamo ai nostri banchi da giardino. Chissà se gli ippogrifi gradiscono la centinodia. Sì, professoressa? Prima di tutto, complimenti per il tuo lavoro con la mandragola. Quelle piante possono essere difficili da gestire. Me ne sono accorto, sono quasi diventato sordo. Beh, sì. Il grido di una mandragola matura può essere fatale. Ricorda di proteggerti sempre le orecchie. Ora, come dicevo, procederemo col piantare il dittamo. Vediamo di trovarti dei semi. I semi li ho già, professoressa. Li ho presi a Hogsmeade. Hai visitato la rapa magica? Ottimo! Chi si prepara bene non può che fiorire. Ho fatto in modo che avessi il tuo banco da giardinaggio qui in aula. Non è stato facile, visto lo scarso preavviso. Ora pianta i semi, poi tornerai a raccoglierne i frutti più avanti. Pur con l'aiuto di suolo, luce e magia, hanno bisogno di tempo per crescere. Con cosa potrei bilanciare il mio bouquet di fiordalisi gialli? Il dittamo ha proprietà ricostituenti e per questo è fondamentale nella pozione rigeneratrice, come il professor Sharp vi avrà sicuramente detto. Ben fatto! Una volta che sarà maturo, potrai usare il tuo dittamo nella pozione rigeneratrice. Ma di questo ti parlerà il professor Sharp. Allarghiamo un po' il discorso? Voglio presentarti un tipo di pianta diverso. Il cavolo carnivoro cinese. Scoprirai che certe piante risultano più utili fuori dal calderone che dentro. I cavoli diventano irascibili se non masticano qualcosa. Fortunatamente ho un manichino adibito a questo scopo. Daglielo da sgranocchiare, vuoi? Sì, professoressa. Sono nell'altra serra, all'estremità opposta del ponte pedonale che parte da questa stanza. Il tuo compagno di classe Pruett si è offerto di accompagnarti. Torna da me quando avrai finito. A proposito, bada alle dita, mordono piuttosto forte. Ciao, ti ho visto mentre andavi a Hogsmeade l'altro giorno. Piacere di conoscerti, io sono Leander. Timo, a proposito, ottimo lavoro in difesa contro le arti oscure. Come, scusa? Il tuo duello con Sebastian.
E lui è in gamba, o almeno crede di esserlo. Eppure lo hai fatto quasi letteralmente a pezzi. È stato bellissimo. Ah, beh, grazie. Avrei voluto dargli una bella lezione, ma la Hecate ha preferito fermarmi. Non ha impedito che quel teschio di drago ti schiacciasse. Eccoci qui. Questa è la casa del cavolo carnivoro cinese. Su, prendi un paio di quei cavoli. Ma attenzione alle dita, io ci ho quasi rimesso un pollis. Ora, vedi quel manichino? Tiragli addosso i cavoli e loro faranno il resto. Guarda lì! Balzano su qualsiasi cosa possano afferrare con quella cavolo di bocca. Mia madre ne ha piantati un po' nel giardino l'anno scorso per tenere lontani gli gnomi. Lei non ha dovuto degnomarlo, ma addio giunchiglie strombazzanti. Ah, che piccoli infami! Sono proprio le mie piante preferite, altro che bubo tuberi o bulbi balzellanti. Questi cavolacci sì che sanno come coprirti le spalle. Non che tu ne abbia bisogno, ma pensa se quello non fosse stato un manichino. Effettivamente potrebbero rivelarsi utili anche fuori dalla serra. Avere rinforzi non fa mai male. Neanche se si tratta di cavoli. Là fuori c'è il caos, con i troll a Hogsmeade e tutto il resto. Anche un'umile crocifera potrebbe rivelarsi preziosa. Ne troverai altre da erbe essenziali e funghi fatali. Piante del tipo che i tuoi genitori non vorrebbero mai in giardino. Insomma, hai capito. D'accordo, faremo meglio a tornare in classe. Fai con comodo, ci rivediamo in classe. Dopo questo utile promemoria del perché bisogna sempre indossare i guanti di pelle di drago, la lezione è finita. Mi dispiace tanto, Chloe. Ho badato ai cavoli carnivori cinesi, professoressa. Piante incantevoli, non trovi? Spero non ti abbiano dato eccessivamente da fare, ma non vedo morsi né dita mancanti. Ebbene, perché sembri avere un bel pollice verde. Ah, non vedo l'ora di veder sbocciare le tue abilità erbologiche. Grazie, professoressa, ma badare alle piante non mi entusiasma così tanto. Arriverai a capire che i frutti valgono la fatica di coltivarli. Come si dice tra erbologisti, prenditi cura del tuo giardino e lui si prenderà cura di te. Ah, beh, direi che è tutto. Passa da me a fare due chiacchiere qualche volta. Mi piace tenermi aggiornata sui miei studenti. Spero che quelle mandragole si stiano godendo i nuovi vasi. Mi sono costata lì.
Davvero intrigante. È un vero piacere vederti. Ciao, Natty. Come stai? Sto bene, grazie. Ho visto cosa è successo con Rookwood e Harlow ai tre manici di scopa. Ero davvero molto preoccupata per te. In questo momento sto bene. Se posso chiedere, sai perché cercavano proprio te? Vogliono una cosa che abbiamo trovato alla Gringot, io e Fig. Quando siete stati alla Gringot? Poco prima di arrivare ad Hogwarts. È il motivo per cui ho fatto tardi allo smistamento. Ci ha condotto lì una passaporta dopo l'attacco del drago alla nostra carrozza. Ma che diamine... C'è un'altra cosa. È un po' bizzarra, ad essere sinceri. Il professor Fig dice che ho una strana connessione con una potente forma di magia antica. Ma... che significa? Sto ancora imparando, ma ne vedo in giro le tracce e riesco a lanciare magie che non so spiegare. So che è molto da assimilare. In effetti sì. Avrò molte domande da porti. Ma per ora ci basta sapere che Rookwood e Harlow sono una minaccia per entrambi. Per tutti, in effetti. Ecco perché volevo parlarti. Al momento tutti parlano di quando hai difeso Hogsmeade dall'attacco dei troll. E non dimenticherò mai Sirona che affronta Rookwood e Harlow ai tre manici di scopa. Mi avete ispirata a prendere posizione, proprio come voi. Cioè? In che senso? È per via di uomini come Rookwood e Harlow che mia madre e io abbiamo lasciato il Matabeleland. Non rimarrò qui immobile a lasciarli distruggere la mia nuova casa. Rookwood e Harlow sono pericolosi già di per sé, ma devi sapere che Rookwood è anche in combutta con Ranrock. Avevo sentito dire che sono stati visti insieme a Hogsmeade. Una ragione in più per fermarli al più presto. Gira voce che Theophilus Harlow gestisca le operazioni quotidiane di Rookwood. Eliminando lui, disgregheremmo l'intera organizzazione di Rookwood. Possibile, ma non dovrebbe essere l'agente Singer a occuparsi di uno come Harlow. Le ho parlato, è stata gentile, ma forse, comprensibilmente, non vuole discutere di un caso così con una studentessa. Ho sentito alcuni uomini di Rookwood parlare di un'enorme operazione di saccheggio programmata da Harlow. Pensavo che potremmo investigare un po' anche noi, magari ottenere le prove di cui ha bisogno l'agente Singer. Va bene, ma come? Mi limiterò a guardare e ascoltare. Scoprire esattamente quale sia il piano di Harlow. Ti ricontatto appena ne so di più. Nel frattempo ricorda, se ti servo, sono qui. Grazie, Natty. Stai in guardia. Ma insomma, come osi minacciarmi? Ma che succede qui? Devi aver visto qualcosa, pensa! Non ho idea di chi tu pensi io abbia visto. Sono sempre occupata con la mia ricerca. Non ho proprio tempo per... A Victor Rookwood non importa un morso di doxy del tuo tempo. Ah, tu parli del diavolo. Il signor Rookwood vorrebbe parlarti. Uno studente, stai scherzando? Basta cianciare. Lasciala in pace! Stupefini! Che la tua vita debba finire qui. Ah!
Ti ucciderò per questo! Non appena riuscirò a scendere! La vista è da quassù, merita! Preferirei... molto questa prospettiva. Guarderò la luce spegnersi nei tuoi occhi. Non andrò da nessuna parte. Non la stupidi, no. Incendio. Hai commesso uno sbaglio enorme. Ma che succede? Non ero mai stata attaccata in tal modo. E così vicino a Hogwarts, per giunta. Va tutto bene? Sì, e in gran parte grazie alle tue eccellenti abilità difensive. Ti dispiace spiegarmi perché due Ashwinder volevano farmi fuori per arrivare a te? Ashwinder? Il gruppo di ladri e furfanti al servizio di Victor Rookwood. Mi sembravano molto interessati a te. È una lunga storia, ma grazie per l'aiuto. Per il momento li hai schivati. Priya mi aveva detto che i pericoli sarebbero aumentati. Devo affrettare la mia ricerca, prima che tornino. Lei è ricercatrice? Nora Treadwell, al tuo servizio. Storica e archeologa specializzata nelle opere e nella vita di Merlino. Ma Merlino... quello di Re Artù? Proprio lui. Merlino frequentò Hogwarts, sai? Sto studiando alcune curiose strutture che lasciò centinaia di anni fa. Strutture? Questi pilastri ricoperti di vegetazione. Ce ne sono dozzine, sparsi ovunque. Ho iniziato a chiamarli le prove di Merlino. Presumo li abbia creati come divertimento per gli altri Serpeverde. Era un grande amante dei rompicapi. Capisco l'interesse per Merlino. Vorrei anch'io sapere qualcosa di più sulle sue prove. Allora ti confesserò un piccolo segreto. Nessuno ha ancora capito come funzionino, ma credo di aver appena individuato un indizio cruciale. Sospetto che la malva sia un componente essenziale per far funzionare le prove. La malva? Un'erba versatile. Merlino la cita spesso nei suoi scritti. Ero appena arrivata per testare la mia teoria quando sono stata interrotta. Vedi? Ogni spirale tracciata da Merlino ha un simbolo diverso al centro. E così ho iniziato a pensare. E se... E se la malva andasse posizionata al centro dei simboli? Esattamente. Vuoi fare tu gli onori? Vedremo subito i risultati di questa nostra ipotesi. Ho portato con me un baule pieno zeppo di malva. È laggiù, vicino alla mia tenda. Questo baule? Sì, prendine un po', anche se ne hai già. Ho preso la malva. Perfetto. Ora osserva i rampicanti su queste colonne e quella spirale di pietre a terra. Ogni prova ha questi due elementi. Metti la malva sulla spirale e vediamo che succede. Hai visto? I rampicanti... Incendio! Cosa devo fare adesso? Da qui è tutto. Le fiamme fanno affondare la pira. La barba di Merlino! Che meraviglia!
Che giornata! Stento a crederci. Possiamo definirlo un successo, no? Sì, sicuramente. Tuttavia, ora ho ancora più interrogativi. Come funziona? Devo rivedere i miei appunti, forse mi sfugge qualcosa. Le prove sono tutte come questa? Cosa? Ah sì, non proprio. Credo che tutte abbiano le piante rampicanti e la spirale per terra. Dovresti poterle risolvere man mano che le incontri. Quanto a me, ho ciò che mi serve per continuare le mie ricerche. La mia idea è che ognuna richiederà della malva. Malva che puoi trovare a Hogsmeade, qualora ti servisse. Ora devo andare. È stato un vero piacere conoscerti. E fa attenzione là fuori. Ora che ho tutto ciò che mi serve, posso tornare tranquilla ai miei studi. Che tu abbia portato a termine tutto ciò che ti avevo richiesto. Professoressa, ho completato gli ultimi incarichi che mi ha assegnato. Ben fatto. Allora sei pronto per imparare Expelliarmus. Presta molta attenzione. Spesso basta l'incantesimo di disarmo a sconfiggere le streghe e i maghi oscuri più potenti che tu possa incontrare. L'utilizzo della magia richiede una mente concentrata e una bacchetta ferma. Gran bel lavoro! Se vuoi esercitarti, il manichino è qui apposta. Expelliarmus! Direi che ci siamo, ma continua a esercitarti. Expelliarmus un giorno potrebbe salvarti la vita. Campione di bacchette incrociate, eh? Non dovrebbero esserci degli Auror o qualcuno del ministero a sorvegliare la scuola dopo l'incidente? Il professor Black non lo permetterebbe mai. Altrimenti sarebbe la figura degli incompetenti. Peraltro. Pozioni è tra le materie più ardue e pericolose tra quelle insegnate in questa scuola. Come studenti del quinto anno, dovrete affrontare nuove sfide sia di disciplina che di intelletto. Inizieremo questo trimestre con la pozione rigeneratrice.
Signor Takkar, può dirci perché questa specifica pozione potrebbe risultare utile? Sì, professor Sharp. La pozione rigeneratrice viene usata per disinfettare o guarire vari tipi di ferite. Può guarire alcune ferite, ma non tutte. Punti per Corvo Nero. Prima della fine della lezione odierna, ognuno di voi avrà creato una pozione rigeneratrice, da solo. Non si può mai sapere quando può servire. Vi prego di iniziare. Schiacciate gli ingredienti con movimenti decisi e uniformi. Prestate estrema attenzione nel maneggiare le polveri. Starnutire può essere disastroso. Che molti di voi sanno ancora come mescolare. Non è una pozione semplice questa. Ben fatto. E date le tue recenti imprese a Hogsmeade, credo non sarebbe una cattiva idea esercitarsi a distillare la pozione difensiva Edurus. La professoressa Weasley ti ha mandato a prendere la ricetta da J. Pippin, vero? Sì, signore. Bene. Per il momento puoi trovare gli ingredienti necessari nel mio ufficio. Ma in futuro dovrai portare i tuoi come fanno i tuoi compagni. Alcuni puoi raccoglierli dalle piante che coltivi a lezione di erbologia e altri, più rari, puoi invece acquistarli. Infine, ce ne sono alcuni più difficili da ottenere e richiederanno un po' più di intraprendenza. Vieni da me una volta terminata la preparazione, così vedremo se la tua è stata bravura o fortuna del principiante. I miei genitori volevano tenermi a casa da scuola quest'anno, quando si è iniziato a parlare di una ribellione dei Goblin. Ho sentito male o il professor Sharp ti ha dato il permesso di entrare nel suo ufficio? Sì, vuole che vada a prendere degli altri ingredienti per distillare un'altra pozione. Fantastico! Tu non lo sai, ma ti è appena stata offerta un'opportunità straordinaria! A proposito, mi chiamo Garrett. Garrett Weasley. Sono un prodigio con le pozioni, modestamente. Felice di conoscerti. Aspetta, sei parente della professoressa Weasley? Mia zia. Mi sta sempre col fiato sul collo. Ma non può essere dappertutto. Ascolta, persino un troll potrebbe distillare una pozione Edurus. Io sto lavorando su qualcosa di davvero spettacolare, invece. Mi manca soltanto un ultimo piccolissimo ingrediente per darle il tocco finale. Ed è qui che entro in gioco io, giusto? Come speravo, hai capito al volo. Mi serve solo una piuma di Fuper. Visto che sarai nell'ufficio di Sharp con il suo permesso, potresti procurarmela tu, già che ci sei. Non so, Garrett. Non vorrei che poi Sharp se la prendesse con me. Ma no, le piume di Fuper non sono costose. Sharp non noterà neanche che ne manca una. Avrò già molto da fare per trovare gli ingredienti che vuole che mi procuri. Temo di non poterti aiutare. Capisco. Mi arrangerò diversamente. Pozione non... Revelio! Ben puliti i vostri tavoli al ketchup. Il dittamo va tagliato o schiacciato? La risposta errata può portarvi alla spiacevole perdita delle sopracciglia.
Ora aggiungiamo della malva e... Che strano. Che sta succedendo? Un attimo, non dovrebbe... Basta! Lo stacco di bravo! Cos'è successo? Complimenti, Garrett! E ora che c'è, Weasley? Chiedo scusa. Questi sono altri punti sottratti a Grifondoro. Ho distillato una pozione Edurus, come richiesto. Ne sono lieto. La lezione non è sempre così... movimentata. Ho visto il signor Weasley parlarti poc'anzi. Sa essere persuasivo. Bene che tu non l'abbia ascoltato. Hai fatto molto oggi. Ti confesso che ero scettico, vista la natura avanzata di questa materia e il fatto che sei qui da poco. Sono felice di aver soddisfatto le sue aspettative. Un evento raro. E faresti bene a ricordarti che non sei ancora un esperto di pozioni. Oltre a capire bene come si combinano i vari ingredienti, devi acquisire anche una profonda conoscenza degli ingredienti stessi. Presta attenzione ad erbologia. Le piante che coltiverai in quelle lezioni ti serviranno per le pozioni di queste. Infine, trova un luogo sicuro dove esercitarti con la preparazione delle pozioni. Non puoi lasciare il calderone sul fuoco dove ti pare. Ah, puoi tenere quella piuma di Fuper per questa volta. Questo è tutto. Abbiamo tutti vissuto sufficienti emozioni per oggi. La lezione è terminata. Il professor Sharp deve aver appreso molte cose facendo l'Auror. Vorrei che ce ne parlasse. Oh, i miei abiti puzzeranno delle... Salve! So che sei un corvo nero intraprendente. Il professor Fig mi ha detto che hai ritrovato un libro che aveva smarrito. Vorrei discutere la questione con te. Ho sentito che hai difeso Hogsmeade dai troll. Non è che ti stai sforzando troppo di piacere a tutti? Così difficile come... Che piacere rivederti, mio giovane.